Buonasera, benvenuti a tutti alla diretta settimanale di Il Salotto di Wilson Hills. Stasera abbiamo avuto qualche piccolo problema, ma adesso dovrebbe essere tutto risolto. Ci riproviamo stasera con noi Manuela Gonsner. Proviamo a vedere se riusciamo subitissimo a inserirla insieme a noi. Vediamo. Prima ci vedeva, ma non riusciva a collegarsi. Adesso vediamo se invece siamo riusciti a risolvere tutte queste problematiche. Vi ringrazio della pazienza di essere qui con noi, ma probabilmente appunto deve avere qualche altro problema. Vediamo, ok. Se riusciamo a inserire Manuela. Ce l'ho fatta! Eccoti, benvenuta, ce l'abbiamo fatta! Ciao a tutte, buonasera, scusate l'attesa, ma a volte sono un po' con queste cose, non sono molto super sul pezzissimo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Intanto ho salutato tutti coloro che si sono collegati con noi, ti aspettavamo, poi è il bello della diretta, quindi non c'è nessun problema, anzi. Super. Benvenuta Manuela. Innanzitutto come va? Come stai? Sto super bene. Ho un periodo molto tranquillo. Riesco, mi sto preparando per la stagione nuova, quindi super piena di motivazione e piena di progetti nuovi da fare prima di iniziare il campionato, le livree, il casco, la tuta, tutte queste cose che a noi donne piacciono tantissimo, quindi sono super esaltata. Diciamo che sei adesso un po' impegnata nella preparazione di questa stagione, ma sei anche reduce in un viaggio da accompagnatrice in un posto meraviglioso per il motorsport, perché sei appena tornata da Daytona. Sì, appunto, visto che la mia stagione è ancora iniziata, riesco a seguire le gare del mio compagno Giorgio Servogiotto, che quest'anno è impegnato nel campionato Endurance IMSA negli Stati Uniti. Quindi mi sto facendo dei viaggi bellissimi insieme a lui in America e sono appena tornata dalla 24 ore di Daytona, e dove sono stata una settimana insieme a lui, e devo dire, era veramente una cosa incredibile. Era la prima volta che ero lì di persona a vederlo. Lo seguo sempre su YouTube, però essere lì è veramente una cosa magica. Gli americani sono a fare show, spettacolo, a dare importanza alle gare di questo genere. Cioè, sono veramente i più bravi. Purtroppo la gara per la Cetelo non è andata al meglio. Giorgio è stato tamponato al suo primo stint dopo un'ora di guida solo e staccato il fondo, e quindi purtroppo hanno dovuto ritirare la vettura. Quindi un po' di amarezza in bocca, però non toglie che è comunque stato uno spettacolo essere lì. Eh sì, perché infatti l'America vive veramente in modo scenico quelle che sono le gare. Ma voglio chiederti poi, diciamo, un po' per entrare, prima di entrare nella tua carriera, dei tuoi inizi, perché noi ci siamo già viste una volta, abbiamo già fatto una live qualche tempo fa, però mi piace ripercorrere con te la tua carriera e la tua famiglia, che è una famiglia di motorsport dalla A alla Z, quindi. Però prima di addentrarci volevo proprio chiederti com'è, insomma, cioè ti prudono un po' le mani quando vai con Sergio e tu non corri, insomma, sei un pochettino, hai una voglia di salire sì, in macchina. Assolutamente, non, ogni volta quando arriviamo alla fine dell'anno e veramente a fine dicembre sono cotta come un ferro, stanca, dico no, basta, adesso veramente voglio fare una pausa, sono felice, però
dura al massimo 2 o 3 settimane e dopo mi torna super male di correre. Poi vederlo lì comunque salire in macchina e partecipare a queste gare così spettacolari, così importanti, leggendarie, ovviamente ho super voglia di partecipare anch'io. Eh sì, di essere oltre il muretto e non solo dall'altra parte in quel Sì. momento. Perché all'inizio dico sempre, boh, per fortuna non ho tutta questa ansia delle gare, così, no? Perché un po' di stress c'è sempre, però dura 10 minuti e dopo Hai già voglia vorrei salire in macchina io stessa. di essere sulla vettura. Iniziamo proprio con quello che è la nascita di Manuela Gössner. Nasci come atleta di un altro sport e poi ti avvicini a quello che è invece la passione della tua famiglia, perché infatti nella tua famiglia corre tuo papà, tua sorella, tuo fratello. Quindi diciamo che tu Sì. Sì, eri l'unica che era un po' distante dai motori, o sbaglio? la mia carriera di motorsport è stata veramente molto, molto atipica. Ero super distante dal motorsport quasi tutta la mia vita. Ho giocato a pallavolo, quella era la mia passione, lo sport che ho seguito già da piccolissima. Non ero per niente innamorata del motorsport, non seguivo niente, né Formula 1, né proprio, cioè proprio zero. All'opposto. E all'opposto. Però il mio fratello e il mio papà già andavano a fare qualche gara nel Ferrari Challenge, a fare qualche time attack nelle piste, a fare delle giornate, degli eventi, a partecipare. Loro erano già un po' più attivi, ma io non sono neanche andata a vederli, non sapevo neanche quando andavano in pista, proprio zero, zero interesse. Finché dopo hanno iniziato a correre, a fare anche il campionato del Free Challenge, c'erano i finali mondiali a Mugello. Mugello. Ed è lì sono andata la prima volta a vederli. E ho visto da vicino la prima volta di cosa mi parlano. E da lì mi è partita la prima volta il pensiero che fosse il motorsport è una cosa bella, interessante, ma non riuscivo a capire bene perché per una persona da fuori è molto difficile Sì. capire, intercettare la magia del motorsport. Però il mio papà, in una giornata di prove, ha detto sia a me che a Corinna, se vogliamo, possiamo partecipare a quella giornata dove loro corrono. E quindi io all'inizio, cioè io volevo solo andare a vederli, però correre da solo, salire in una macchina da corsa, Non ci proprio pensavi pensavo, proprio. no. Ma lui me l'ha detto così, io pensavo che scherzasse, però dopo ci siamo trovati in quella giornata lì. C'era anche Giorgio come coach in quella giornata. Poi sono salita in una Ferrari 458 con 650 cavalli, tutta con roll bar, super racing, e mi sono super innamorata. Cioè, erano 5 Amore metri della e vista. quello che provavo da dentro era incredibile, sembrava di essere in un mondo surreale. Già lì ero innamorata, però dopo sinceramente sono salita a bordo vicino a Giorgio che guidava con la macchina ovviamente in modo super professionale e ho pensato che da fuori è impossibile capire cosa fa un pilota professionale quando ha una macchina tra le sue mani. Ed è così, cioè, è così Era molto incredibile. Sì, difficile. lontano, sembra un altro, sembra quasi surreale. E il tuo istinto ti dice: mamma, questo io sono al sicuro perché lui sa quello che sta facendo, però il tuo cervello ti dice: oddio, oddio, stiamo morendo. Non si può frenare così tardi, non si può fare le curve con questa velocità. E quindi non sai cosa a chi chiedere, come. E È vero. quindi
È bellissimo. Io ho detto, io vengo da uno sport tecnico, quindi io voglio imparare a guidare una macchina a corsa al massimo di quello che posso guidarla. E tecniche so imparare, so impegnarmi, so lavorare sodo se ho qualcosa in testa. E se il mio fratello, che non ha neanche la maturità, riesce a fare questa cosa, anch'io ce Allora, la posso fare. E giusto. quindi da lì siamo partiti a fare un percorso, e abbiamo fatto un po' di stagioni nel Fry Challenge e mi sono sempre più cresciuta e sempre più fatto gare. Ho fatto anche un anno in GT4 con la Maserati e Giorgio mi ha sempre seguito nel mio percorso e da lì dopo sì, siamo cresciuti un po' insieme. No, no, è stato Eh sì. una Eh cosa incredibile. sì, è un percorso che è iniziato, come giustamente hai detto tu, in età adulta, quindi questo è proprio, dà proprio ad identificare il fatto che in realtà si può anche da grandi avvicinarsi a questo ambiente, perché adesso come adesso si pensa che comunque più si è giovani e meglio è. Invece tu sei anche un esempio per cui anche da adulti ci si può avvicinare e si può veramente fare un percorso che porta al top, come sei arrivata tu. Sì, assolutamente sì, certamente l'età è giusta per iniziare dai anni piccolissimi, però non vuol dire che c'è solo un unico modo per vivere il motorsport e per avere una carriera in questo settore. Ci sono tantissime possibilità e si può iniziare anche un po' dopo. Sono convinta di questo. Eh sì, infatti tu sei proprio l'esempio e l'emblema di questa cosa, perché poi questo percorso ti ha veramente portato anche in un progetto che conosciamo tutti, a cui tu sei ancora molto legata, che è quello delle Iron Dance. Sì, è un progetto che è veramente importante per me, ho sempre vicino al cuore, perché quando iniziavo a fare i podi, vittorie nel Ferrari Challenge, c'era anche Deborah Meyer che correva insieme a me, una pilotessa anche del Ferrari Challenge, e lei aveva il sogno di creare una squadra, un team, una lineup femminile che poteva competere con le squadre maschili nelle gare più importanti del mondo. E quindi lei si è messa a fare delle giornate di prove dove ha invitato delle pilote e tra quelle ha scelto me, ha scelto Rachel Fry della Svizzera, che era all'epoca factory driver di Audi e correva nella DTM, e ha scelto Michelle Gatting, che è una pilotessa danese legata alla Porsche, in quel periodo era ancora, correva nella Porsche Cup, e quindi aveva scelto noi tre per la sua missione. E abbiamo partecipato subito pronti via il primo anno nella European Le Mans Series con la nostra Ferrari 488 GTE. E abbiamo anche fatto due partecipazioni alle 24 ore di Le Mans, Eh sì. dove siamo arrivate entrambe le volte nonne nella nostra categoria GTAM, in mezzo a 22 squadre maschili. Quindi siamo molto, molto orgogliosi di questo risultato. Avete raggiunto veramente, veramente dei grandi traguardi, ne stanno raggiungendo ancora anche poi le altre ragazze che si sono aggiunte dopo, ma tu appunto hai visto veramente nascere questo progetto, è come se fosse un po' figlio tuo anche, perché insieme l'hai visto proprio crescere. Esatto, io sono stata proprio nel crescendo più dell'inizio, che è quello un po' più, credo, non importante, però molto speciale. Quindi È no, vero. era un periodo veramente, veramente speciale. Infatti io faccio questa domanda, che poi è una domanda che condividiamo un po' tutti, nel senso, l'idea di utilizzare la parola Iron, spiegacela tu, che hai visto appunto nascere questo progetto di Deborah Meyer, che insomma ancora è diciamo ad altissimo livello, e io penso proprio personalmente che le Iron Dames sono veramente, veramente il progetto adatto per portare molte, molte quote rosa.
quindi io tifo tantissimo per questo progetto. Perché il nome Iron? Beh, si sposa perfettamente, è un contrasenso con le Dames in realtà, che sottolinea un po' Iron, Dames, donne di ferro, che comunque donne, è molto, può essere anche molto fragile, molto sensibile, molto femminile. E dall'altro lato c'è Iron, che comunque ha anche una parte importantissima di tutte le vetture, però anche molto duro, molto... molto resistente, molto soda, molto... quindi secondo me le due parole si sposano veramente bene per spiegare la missione e quello che vogliamo, il messaggio che vogliamo dire. Infatti, perché io penso anche di collegare la parola Iron al fatto che, insomma, bisogna essere proprio d'acciaio per superare tutte le difficoltà in un mondo così maschile come il motorsport, no? Ed è per questo che infatti volevo farti qualche domanda. Tu hai visto magari dei comportamenti nei tuoi confronti? Perché, insomma, essendo donna, non va veloce come me, voglio tenerla dietro. Ci sono stati dei comportamenti da parte degli altri concorrenti così cattivelli? Beh, sì. Sì, diciamo che l'essere maschile ancora oggi soffre quando viene soppassato da una donna, è inaccettabile. Cioè, piuttosto si schianta sul muro. O, no, non da tutti, devo dire. Ci sono super piloti e super signori che stanno bene, però altri... Non sono Fanno fatica. così, fanno fatica, sì, è proprio un istinto maschile di essere davanti a tutti, di essere il più forte, di essere imbattibile, quindi per loro è molto difficile. E c'è stato un episodio in cui ti ricordi proprio questo comportamento verso di te? Beh, all'ultima gara della Juppiler Man Series alle Castellet mi ha sfodato Michael Fassbender, che non riusciva a starmi indietro, mi ha demolito la nostra vettura. Eravamo, credo, non so, primo, secondo e terzo, davanti da qualche parte, ma continuavamo a lottare. Abbiamo fatto sicuramente 6-7 volte avanti, indietro, avanti in un'ora. Però alla fine si era perso la pazienza e ha fatto un attacco un po' non aggressivo, proprio che non ha senso. Eh sì, ha voluto proprio, diciamo, eliminare il problema, è andato Sì, proprio invece un di po' sì. superarlo, ha voluto eliminarlo e quindi, insomma, in effetti si incontrano questi comportamenti un po' così. Vorrei insieme a te anche tornare un pochettino a quello che è il tuo inizio nel Ferrari Challenge, che poi è anche stato il tuo presente, perché dopo l'attività sul campo con le Iron Dames sei poi tornata nel tuo primo amore, che è il Ferrari Challenge. Se ti dovessi dire la gara che porti nel cuore, cioè la tua gara veramente quella che ti ricordi con più passione. La mia gara che porto di più nel cuore era la prima gara della Juppiler Man Series nel 2019, con la nostra vettura GTE. Quella era veramente... Non, era solo la prima gara del campionato, però ovviamente Le Mans è super speciale, però era veramente l'inizio di un'era, non so come dire, l'inizio di una missione super importante. Io arrivavo ero super super indietro con la mia esperienza vicino a Rachel, vicino a Michelle, quindi per me era super super difficile fare le gare in mezzo ai prototipi di durata, con tutte cose che non avevo mai visto prima. Era tutto E nuovo per te. era tutto nuovo, era un po' come sciare il weekend con gli amici e poi andare a fare kitesurf o non so, una discesa Certo. che non hai mai fatto. Quindi era super difficile. E
Ho anche fatto una bellissima gara, mi ricordo che siamo arrivate, abbiamo fatto anche podio, siamo arrivate seconde alla nostra prima gara della European Le Mans Series e quindi quella per me è una gara che porto super nel cuore. Eh sì, eh sì. E infatti, a proposito del fatto che appunto facevi parte e fai parte comunque di questo progetto, quando eri appunto in pista, in questa line-up, quanto ti ha aiutato il fatto di essere stata una pallavolista e quindi di essere nata in uno sport di squadra? Quanto è importante quando poi si lavora in team, in equipaggio? Beh, sinceramente, perché tanti pensano che quando parli di pallavolo nel motorsport prendono un po' in giro, boh, non è uno sport vero, ta, ta, ta. Però in realtà ti insegna tantissime cose come lo sport, lo spirito di squadra, aiutare l'altro, fare un passo indietro, ascoltare, gestire, avere pazienza. Perdere, vincere, sì, sono un sacco di cose che nel motorsport chi ha fatto sport singolo tutta la sua vita fa veramente fatica a È fare in vero. squadra, ma perché non l'ha mai imparato? È proprio è semplicissimo. Quindi per me mettermi nei panni degli altri o aiutarli o ascoltarli o capire per me era sempre molto molto semplice. Io ero sempre in mezzo a tramite per tutto tra gli ingegneri, i piloti, la squadra, tutti quanti, perché per me era proprio naturale. E, no, lo ritengo un punto molto, molto importante, saper lavorare di squadra. Eh sì, perché diciamo tanti, come hai detto tu giustamente, a volte pensano che lo sport, vabbè, chi non conosce il motorsport pensa che non sia uno sport ed è sbagliatissimo, perché assolutamente lo è, anzi. E poi si pensa che invece è uno sport singolo, perché il pilota quando è in abitacolo è da solo, ma in realtà anche se in quel momento è da solo fa parte di un gruppo che lavora insieme verso lo stesso obiettivo e insomma. Andare d'accordo non è neanche molto, molto, molto facile. Infatti, No, no. voglio chiedere a te, insomma, anche l'idea di andare d'accordo fra donne. Com'è andata? Beh, appunto, venendo da uno sport dove ero con sei donne in campo, sapevo Quindi, gestire due, era quasi, quasi semplice. vero? No, scherzo. Abbiamo. No, è stato. Siamo sem... no, no, non siamo sempre d'accordo, però. Siamo tre caratteri molto molto differenti, anche età molto differenti. Michelle era sempre più giovane, 10 anni meno di me, Rachelle. Io e Rachelle eravamo un po' più sulla stessa onda, quindi con lei era sempre tutto molto semplice perché eravamo proprio sulla stessa onda. Con Michelle a volte abbiamo un po'... era non sempre così facile, però... si poteva sempre parlare e sistemare le cose, quindi c'era qualcosa, ma dopo si parlava e dopo era ok, perché comunque alla fine dovevi salire in macchina, dovevi fare il cambio pilota, dovevi fare un sacco di cose insieme, quindi era indispensabile che c'era almeno un minimo di armonia. E quello abbiamo sempre avuto, anche perché la regola fondamentale è rispettare l'altro essere, e se c'è rispetto, si può sempre collaborare. Eh sì, è così che si raggiungono i grandi obiettivi, quando c'è grande collaborazione. Intanto ti mando un po' i saluti delle persone che si sono collegate, c'è Assunta Scorrado, ciao Manu, c'è Riccardo Pietri, ciao Manu, che piacere vederti. E Ciao Ricky. poi c'è un altro messaggio molto molto bello che ti volevo leggere di un tuo fan, a parte Luca Comello che dice ciao Manu. Ciao Luca. Ok, sempre Luca dice ciao Manu, ti faccio i miei complimenti, sei il mio mito in pista, quindi deve essere un super fan tuo, quindi ci tenevo Grazie. particolarmente a leggertelo. Poi ci sono tutti coloro che ti fanno i complimenti e adesso volevo un attimo, ah, c'è anche Assunta che dice sei fantastica Manu. Luca, ci lascia un altro messaggio. Manu, vai al massimo, sempre nel nostro cuore. Ti vogliamo vedere ancora alla 24 ore di Le Mans.
Infatti, Grazie. questo ci porta un attimino a farti parlare un po' di questa esperienza. Sei tornata dalla 24 ore di Daytona, vissuta ai fianchi di Giorgio, però hai vissuto le due 24 ore di Le Mans. Che ricordi ti porti e qual è stato il momento più emozionante di queste 24 ore? Beh, non so neanche, lì non so dove iniziare, quello è veramente difficile. È stato, no, veramente una gara super, super speciale. Tutti ti spie, anche Giorgio ha partecipato, non so quante volte, 5, 6, 7, 8, 10 volte, era super esperto e tutti che hanno partecipato mi spiega, mi chiedevo com'è, cos'è, cos'è, e mi hanno spiegato. E mi hanno parlato, però vedevi anche questa faccia un po' molto rispettosa, molto, e dico, lì c'è qualcosa che non mi vogliono dire, o non si capiva bene, e si capiva che era una cosa mistica o iconica o leggendaria, ma non riuscivo a capire Non entravano mai nel dove, dettaglio proprio. no, però. Quando siamo arrivate al circuito della Start nel paddock la prima volta, boh, era spettacolare. Era come essere ad un evento quasi religioso. Sembrava tutte le persone che erano lì avevano un'espressione in faccia, come se andassero a fare una cosa. Veramente, sì, leggendari, super orgogliosi, ma anche super rispettosi e super. Come se sapessero che hanno una cosa difficile davanti a loro da fare. E quindi, no, era un'atmosfera incredibile. Mi ricordo quando ho fatto i miei primi metri e. Sono andata giù alle Porsche Curve e mi ha passato per la prima volta nella mia vita un LMP1 e c'era Alonso su quella macchina e mi sono così spaventata. Ho fatto tipo, oddio, ok, così è quando ti passano i P1. Bene, ed ero Hai fatto un così, po' era l'orecchio. sì. E allora. No, per fortuna dopo c'era la bandiera rossa perché era tutta, oh, era così piena di adrenalina e di emozioni e di, era tutto come essere in un film di Hollywood. Dopo, appunto, c'era questa bandiera rossa, ho detto no, poi mi sono concentrata e poi ho corso normalmente nelle prove libere. Però questa pista è così speciale perché la percorrenza. Nelle curve la velocità media è molto molto più alta come in qualsiasi altra pista, anche più alta di Monza, per esempio, che è forse la pista più vicina. Ogni curva ha una difficoltà particolare, una frenata particolare, qualcosa è storto, qualcosa è cieco. Ci sono i bump dappertutto. L'80% della pista sono strade di normalissime dove ci sono le macchine ogni giorno, i camion che passano. Non c'è grip sulla pista perché le macchine non corrono e ci sono le buche e le vetture sono fatte per essere super veloci, quindi basse, durissime, super scomode e quindi ti senti veramente come in una centrifuga tutto il tempo. È veramente, veramente difficile. È proprio, diciamo, un po' una giungla, perché ci si trova un po' di tutto su quell'asfalto, sull'asfalto di Le Mans, quindi è veramente, ti fa fare una palestra al di là di ogni circuito possibile e inimmaginabile. Ma io se ti dovessi dire, Emanuela, qual è il tuo circuito preferito, cosa mi risponderesti? Beh, il mio circuito preferito italiano è quello a Imola. Imola e poi Le Mans e dopo Portimão. Beh, insomma, tre bei circuiti. Anche Silverstone, diciamo, Portimão e Silverstone se la giocano il terzo posto del podio. Sono a pari merito. E se invece ti dovessi dire qual è il circuito su cui non sei ancora stata, ma che insomma rimane nei tuoi sogni? Beh, sì, prima vorrei andare assolutamente
Poi Laguna Seca vorrei correre, cioè ho in testa, Suzuka vorrei andare una volta. No, ci sono tantissime piste veramente super bellissime in giro per la terra che credo per i prossimi 10 anni ho da fare per cercare di correre su quelle piste Direi che ce n'è da viaggiare, per lì. Sì, passarli un sì, sì. po' tutti, quindi su No, questo. no. Daytona ha corso quel challenge nelle finali mondiali di là, quindi quella qui lì ci sono stata. E sì, no, ci sono piste ancora che mi aspettano. Ce ne sono. C'è una domanda di Rodolfo, 28RP1, che dice: Ciao Manu, ma Giorgio come coach, che persona è? Giorgio è il coach più bravo al mondo perché non perché sono innamorata anche, ma perché no, Giorgio è molto 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 serio, molto vuole veramente che riusciamo a migliorare, quindi non racconta bugie, non racconta balle, è super super severo, ma nel bene. E è in grado di mettersi nei panni di una persona che non ha mai guidato, quindi non fa il pilota che spiega come correre, ma fa veramente l'istruttore, l'insegnante, e quello È è vero, importante. fantastico. Poi è una persona molto, con una sensibilità molto alta per le altre persone, quindi riesce anche a fare coach a una donna. Giusto. sì. Però il punto più grande appunto è che Giorgio riesce a spiegare anche a delle persone che non hanno, che non sanno, che sono super, che non hanno mai corso, che non hanno mai fatto qualcosa con motorsport. Quindi è Poi veramente forte. è molto bravo, tu sei proprio l'esempio perché è il tuo coach, è stato il tuo coach, quindi insomma, se si vogliono raggiungere i risultati di Manuela, il coach giusto è Sergio, quindi Esatto, giusto. esattamente. C'è Riccardo Vietri che ci porta un po' in quello che è il mondo del Ferrari Challenge, infatti poi adesso ne parleremo di queste tue ultime stagioni, della tua ultima stagione. Riccardo ci dice: Mi ricordo quando mi hai raccontato dei primi test a Portimão sulla diversità, che è appunto una domanda che ti volevamo già fare, tra la 488 Challenge e la 488 GTE. Raccontacela un po', insomma, da quei test. Beh, due macchine completamente opposte praticamente. No, la 488 Challenge è dotata di super tantissima potenza a 670 cavalli, e però deriva dalla macchina stradale, quindi ha tantissimi pezzi. L'80% della macchina è stradale, i freni, le sospensioni, un po' tutto. Quindi c'è l'ala e tutta la potenza. Quindi è una macchina con pochissimo carico aerodinamica, ma super tantissima potenza. Quindi la chiave è dare gas il più presto possibile, ruotare la macchina in modo che essere il più presto sul gas, perché è la forza di questa vettura. La GTE è l'opposto, non ha niente, neanche un pezzo della 488 Challenge, e la GT3 e la GTE sono quasi uguali, però la GTE ha ancora qualche pezzo ancora più racing, le sospensioni e il kit aerodinamico è veramente importante. La macchina ha un carico aerodinamico che incolla la vettura al suolo, super super importante. E le gomme con cui corriamo sono quasi il doppio larghe di quelle del Challenge e confidenziali fatti per la vettura, quindi in curva il grip è veramente importante. Eh sì. E io ti chiedo, insomma, una domanda, so che le due vetture, come ci hai spiegato adesso, sono completamente opposte, però Manuela, per quale ha la preferenza? Per la GTE o per la Challenger? Per la GT perché è una macchina super racing. E pensate che ha 150 cavalli in meno, però sul giro è 2 secondi più veloce della vettura Challenge. Quindi, no,
un racing driver deve dire che la Ferrari 488 GT è la macchina che preferisce. Sì, è la performance prima di tutto, insomma, poi Sì. quindi è quello che c'è Hervé Doriot che dice Manu P1 Ferrari Challenge 2023. Infatti, adesso ci avviciniamo un po' a chiederti com'è stata la stagione 2022 e quali aspettative hai per questo 2023, Manuela. Beh, la stagione. Ah, per quella 23 mi hai chiesto? O quella Prima che per c'era? quella 22, insomma, tiriamo un po' le somme di quella che è stata la 2022 per te, Ah, ok. per vedere poi cosa ti aspetta il 2023. Sinceramente sono molto soddisfatta della mia stagione 2022. Era un po' complesso fare la prima gara con la vettura così, così opposta, capire un po' di cosa ho bisogno. Ma dopo a Portimão avevo preso un po' le misure e Ali Castellet andavo già molto forte, ho fatto il giro più, entrambe le gare il giro più veloce in gara, ho lottato con Johnny Laurensen per le prime posizioni, no, è stata una gara bellissima, anche le altre sono sempre partita, se la qualifica riusciva Bene. quando bene ero sempre davanti. Però ho avuto anche un sacco di difficoltà, per esempio una volta mi è esploso il disco in qualifica, una volta sì, qualche guasto tecnico, quindi sono anche partita molto indietro, però erano le gare più belle in assoluto perché ho fatto un sacco di sorpassi e mi sono super divertita, tipo a Vero, vero. Silverstone e poi alla fine mancavano solo 2 secondi che finivo sul podio. No, devo dire. Ho fatto delle bellissime gare, secondo me, e mi sono molto molto piaciuta come atteggiamento e come performance, e quindi sono, no, felicissima per l'anno prossimo. E sì, anche le finali mondiali, eravamo un po' in difficoltà, non eravamo in onda con le altre. Con le altre squadre mancava ancora qualcosa, ma dopo abbiamo fatto un sacco di prove di setup, alla fine abbiamo trovato e qualifica 2 stavano facendo veramente un tempo bellissimo, però purtroppo mi hanno verificato la macchina, era troppo basso di 1 mm su una gomma e mi hanno cancellato quel tempo, se no sarei partita in prima fila, avrei lottato con Hengstler per la Coppa del Mondo. E quindi quello lì mi piange ancora un po', ho ancora la lacrimuccia. Ecco, quello ti dispiace un pochino, però insomma, diciamo che purtroppo a volte ci sono diciamo, delle situazioni che non dipendono dal pilota e quindi poi bisogna. No, quindi bisogna. No, purtroppo succedono queste cose, quindi si guarda sempre nel futuro. Infatti. Nel 2023, un altro Sì. anno di Ferrari Challenge, super Sì. felice. Mi sento molto pronta e non so ancora chi parteciperà, se qualcuno ci pilota l'anno scorso, chi rimane, chi no, non so proprio niente ancora. Però faremo la prima gara a Valencia il 26 marzo, dopo si va a Spielberg, dopo Le Mans, dopo c'è Spa. E Mugello, mi manca una. Vabbè, un calendario super, super bello. C'è un bel calendario che ti aspetta e come ti stai preparando, insomma, anche a livello fisico e anche a livello, prima ce l'hai anticipato, la tuta, il casco, insomma, ci hai fatto crescere un Sì, pochettino di curiosità. sì. Sì, no, appunto, un po' di cose organizzative che sono la tuta e il casco e livrea e. Un po' di cosette logistiche. E se no mi sto allenando, ho un personal coach che mi segue, si chiama Gardina Hofer, è di Callaro, e di solito segue i triatleti, però sì, per fortuna tempo anche per me, quindi vado in palestra, vado in bici,
vado a fare kart, sto facendo, sì, facciamo sempre cose differenti, non, ogni allenamento è differente Giusto. e sì, quindi no, no, tutto bene. Sei pronta e carica, ti stai allenando su diversi fronti e punti di vista. E a proposito, hai detto del kart, infatti ti si vede spesso sulla pista da kart, sia in veste di supporto e sia in veste ovviamente di driver. Ti abbiamo visto anche con tua figlia. Ah sì, mio piccolino. siamo andati, sì, perché i cuginetti corrono in kart, i figli di mia sorella corrono in kart e quindi anche la mia piccola voleva assolutamente provare un go-kart. Però non è il suo, non è il No. suo, ha provato 5-6 volte. Però dopo ha detto, oh, mamma, forse faccio altre cose. E quindi quello abbiamo purtroppo ha finito una carriera veramente piccolissima. Niente, però insomma, No, no. diciamo che l'intenzione c'è stata, Sì, l'intenzione l'intenzione ormai. c'era. Però non ha avuto la reazione in macchina che ha avuto la mamma. Quindi. Eh sì. E questo mi apre la possibilità a farti due domande molto importanti. Come si fa a gestire una carriera automobilistica, quindi gare, trasferte e l'essere mamma? Perché a volte, sai, si pensa che comunque, insomma, una cosa possa limitare l'altra. Invece è possibile fare entrambe le cose. È possibile fare entrambe le cose e quello voglio anche far vedere. Perché spesso mi chiedono, ma come fai a fare una cosa così poco responsabile, pericolosa, due Mamma. figlie? Ma sì, ma non sei poco responsabile. E dico, ma io in realtà sono molto responsabile. Perché io non se i miei figli o le mie figlie hanno un sogno in testa o vogliono fare uno sport che alla mamma probabilmente non piace, come il downhill o come le arrampicate o ma che ne so. Io sarò l'ultima a frenarli nei loro sogni, anche perché io seguo il mio. È vero che c'è una piccola percentuale di pericolo, ma io non posso chiudermi in casa perché ho due bambini e non fare più niente di quello che mi piace Certo. nella vita. Non è neanche giusto da dare come esempio, quindi no, no, i sogni vanno inseguiti, ogni sogno va inseguito e abbiamo il diritto di inseguire anche i nostri sogni. Sono convinta di questo. È vero, assolutamente sì. E questo mi dà poi anche un'altra domanda da farti. Tua figlia, diciamo, ha provato il kart, non è il suo sport, però vorrei chiederti. Tu cosa ne pensi? Cosa si può fare per le bambine per avvicinarle di più a questo ambiente, a questo sport? Beh, secondo me adesso è veramente un momento bellissimo per una ragazzina o per una bambina o per qualsiasi donna, perché ci sono già quando abbiamo iniziato con l'Iron Games c'erano i primi progettini, però dopo che abbiamo fatto un anno, 2 anni, sono spuntati dappertutto un po' di progetti come FIA. Racing Stars, come la W Series, come un sacco di programmini e lo trovo bellissimo anche per far vedere alle ragazze che ci sono delle persone che sono in pista, che sono nel paddock, che fanno pilotesse, che fanno ingegneri, non so neanche la parola femminile, che fanno un ingegnere, che fanno meccaniche, che fanno PR, che fanno, possono fare qualsiasi ruolo se ed è importante che lo vedano sui social, lo vedono in TV, lo vedono che la gente parla di queste cose e quindi credo che la cosa più importante è veramente dare esempio e far vedere che si fa questa cosa. E poi appunto con i progetti finalmente le ragazze hanno la possibilità di provare le loro skills e no, è un momento super super bello per le pilotesse di domani. Eh sì, è vero, hai ragione, sono d'accordissimo con te. C'è Luca Comello che ci sta seguendo, ci sta scrivendo durante tutta questa puntata. Ti
ti chiedo una cortesia di salutargli Sergio e dirgli che è un grande uomo e un grande pilota. Quindi di salutaglielo, così gli fai questa promessa. Poi c'è Rodolfo. Faccio invece io una promessa a te, dice Rodolfo, per le finali mondiali Ferrari 2023, la cornice con i modelli delle auto di Manu e Giorgio. Quindi Rodolfo, Ottimo, mi raccomando. ti aspetto nel paddock. Ecco, noi poi a ottobre di quest'anno ti scriviamo e ti vogliamo chiedere se questi modelli sono stati fatti, quindi mi raccomando. Assolutamente. Ecco, quindi te lo ricordiamo noi. Super. Poi ci sono tutti gli altri che ti salutano. Chiara Ferrari 94, Manu sei fantastica. Fabrizio Zanollo, Manuela numero uno. Quindi Ciao a sono tutti, grazie Adami veramente. Daniele, grande Manuela. Quindi ci sono tutti i tuoi fan. E i tuoi fan ricordano una pole position di Monza 2018. Sì, quella era una pole position bellissima. Mo, quella era spettacolare. Era Monza. E c'erano le condizioni super, super di cambiamento. Era freddissimo, però pioveva, però la pista era in asciugamento e tutti eravamo fuori con le gomme rain. E io, il mio competitor di quell'anno, che era Henry, che aveva corso in Formula 3, ci stavamo scambiando la pole position ogni giro e c'erano 70 macchine tra cinesi, italiani e americani, c'erano tutti nello stesso momento in pista. Era impossibile trovare un giro veloce, quindi un giro per costruire un altro giro e anche lui lo stesso. Quindi ogni due giri ci siamo scambiati per poco, poco, poco la pole position. E mi ricordo che c'era la bandiera a scacchi e io ho tagliato mezzo giro dopo e ero davanti 4 millesimi davanti a lui. E no, quella era una super pole position. Un'adrenalina fantastica in quel Sì, momento, perché quando si coglie la pole position proprio sotto la bandiera a scacchi è qualcosa di emozionante, proprio molto emozionante. Poi nel tempio della velocità ancora di più, ancora diciamo. di più, ancora di più. No, no, il tempo della velocità non ha il nome solo a caso. È veramente una pista super, super tosta. È vero, poi ci sono anche altri fan che ti salutano e dicono che sei l'orgoglio italiano. In effetti è Ah, vero. grazie. Perché in realtà, se noi stiamo a vedere, non ci sono tante donne a livello nazionale italiano. E secondo te, come mai? Questo non te lo so dire perché corro da poco tempo e non ho seguito, non ho compagne della mia età italiane, non so dirti perché c'è questa cosa in Italia, sinceramente. Non te lo posso dire. È vero, perché è una cosa che in effetti, diciamo, ci chiediamo, ma non riusciamo mai a darci una grande risposta, perché in realtà possiamo. Forse in Italia. Comunque anche per i piloti maschili non è che non ci sono tantissimi piloti maschili, per esempio in Formula 1 quanti piloti maschili ci sono? Vero. Vero. Quindi forse per entrambi, sia donne che maschi, c'è qualcosa che forse dovrà essere rinnovato, rivisto, Eh sì. È ristudiato. una Ma non ci. questione, secondo me, di proporzioni, infatti, probabilmente, e non essendocene neanche di uomini, noi essendo un po' meno a livello di proporzione, perché vabbè, in realtà no, non siamo ancora 50-50, ci arriveremo, ma non siamo ancora 50-50, ci vorrà. Secondo me il 50-50 sarà molto difficile Eh perché, come sì. dici te, è proprio una cosa di proporzioni. Perché se fai l'opposto, un esempio opposto è per esempio il balletto. Il balletto tutti gli uomini potrebbero farlo, perché non lo fanno? E perché non hanno l'interesse o perché non hanno il desiderio profondo? Il desiderio profondo. Hanno poche donne, ma non perché non sanno farlo, perché hanno meno mezzi o hanno meno. No, perché semplicemente non hanno magari la passione, non hanno la voglia, non hanno il sogno del motorsport. E per quello è già un limite di numero, Sì. semplicemente. E da quel piccolo, piccolo giardino è anche difficile che sì. È vero, è vero, è difficile Solo emergere. quello.
difficile emergere in un giardino più piccolo, diciamo, no? Esatto, Questo. esattamente. C'è Riccardo Vietri che ti dice: la livrea e il casco dell'anno scorso erano stupendi, quindi insomma, Grazie, Ricky. non vediamo quindi l'ora di vedere quello di quest'anno. Ah, sto proprio scrivendo messaggini a Manetta con Neiko, che mi fanno la livrea e il casco e la tuta ogni anno, quindi un po' dovete avere pazienza, ma ci sto lavorando e manca poco. Manca poco e poi lo scopriremo. C'è Assunta F. Corrado, brava Manu, sei l'orgoglio di tante donne. Ed è vero. Grazie, Sinta. Verissimo. Lori Superstar, Manu, mamma e donna meravigliosa. E Oh, ciao, Lori. poi c'è sempre Riccardo che ci dice: Manu, ho fatto una foto con te con il cartello pole position sulla tua macchina verde. Quindi si identifica. Mi ricordo. E poi, ok, c'è Riccardo che ci ricorda, sì, in effetti, che tu giustamente hai detto, ma l'Italia, le donne italiane driver sono state poche, ma non ho una grande storia per poterlo ricordare. In effetti, sì, ricordiamo Michela Cerruti e Tamara Vidali, ma ce ne sono state anche diverse tanto tempo fa. Parlando anche del presente, in effetti, però, siete poche e fortunatamente, Manu, ci sei tu Siamo che poche. porti. Sono la terza italiana ad aver partecipato 2 volte alle 24 ore di Le Mans dopo la Lombardi e la Cambiaghi. Quindi Insomma. È poche, poche, poche. vero, è vero, è vero. Poi hai nominato Lella Lombardi, che poi ricordiamo sempre con molto, molto piacere, è l'unica donna ad aver avuto mezzo punto Mezzo di punto. Formula 1. Cioè, è proprio Sì. la storia, la Quella storia. è la storia, veramente. Eh sì, eh sì. E ci stiamo avvicinando verso il termine della nostra chiacchierata, però prima voglio chiederti una cosa riguardante il paddock, perché prima appunto abbiamo aperto questa chiacchierata parlando di Daytona, insomma una gara americana super scenica, però voglio chiederti anche la European Le Mans Series a livello di scenografie è molto molto bella, quindi voglio chiederti un po', diciamo, la differenza che ci sono in questi due paddock, che comunque sono anche aperti al pubblico, che è una cosa veramente meravigliosa. Sì, sono 2 paddock veramente importanti, veramente super bellissimi, però Daytona è organizzato dall'IMSA americani e la European Le Mans Series è organizzata dalla CO, che è un'organizzazione francese. Quindi super super chic, super bello, super preciso, super nobile quasi, però molto quasi non vicino alle persone, non toccabile per le persone. Gli americani proprio lo fanno per le persone che vanno a vedere la gara e la Elms lo fa più per i piloti, un po' per il pubblico, ma neanche così tanto. Negli Stati Uniti o a Daytona, per esempio, dove siamo stati, vedi proprio che tutto è così accessibile, tutto è così, ci sono Bello. persone dappertutto, il paddock è aperto, non ci sono le tende, non ci sono i box, non c'è niente, i meccanici saltano avanti e indietro, su e giù, non c'è neanche un muretto, non c'è, la macchina va dentro, non ci sono 3 persone, c'è sempre qualcuno che è vicino e che guarda, e quello è bellissimo, è proprio. Ti fa respirare la gara da super vicino. Eh sì. E forse è proprio questo che ci manca un pochino, perché a volte, sai, tante persone, tante ragazze, tante donne comunque pensano che la realtà del motorsport sia lontana e forse perché non si può toccare. Ma anche un Invece. po' per quello, anche in Formula 1 è super distante, non sembra una cosa da toccare o da andare o da vedere. E lì forse possiamo imparare ancora un po' dagli americani. Giusto, vero, vero, concordo, concordo con te. Eccoci arrivati all'ultima domanda, che è un po' una domanda marzulliana, quella che ti faccio, perché ha una parte che riguarda verso il passato e una parte che guarda verso il futuro. Adesso prova a tirare una somma di quella che è la carriera di Manuela. Fino ad ora, qual è stata la tua vittoria più grande?
difficile. È difficile perché ci sono un sacco di momenti importanti. Beh, devo dire che la vittoria più grande sono i feedback delle persone. Per esempio, quando mi scrivono papà con bambine che dicono che ci guardano in TV e sono, ci seguono, siamo i loro idoli. Quello mi fa veramente riempire il cuore e penso che qualcosa di buono sto facendo, qualcosa di qualcuno ci segue, qualcosa abbiamo cambiato. Quello è la cosa, la più grande vittoria, secondo me. Cioè, quello che cambia qualcosa. Giusto, sì, quello che si riesce a lasciare. Prima di arrivare alla seconda parte della domanda, leggo subitissimo un commento di Riccardo che dice: meraviglioso il paddock aperto, io ho avuto occasione di vedere i test 2019. Ti ricordi, Manu? Mi avevi fatto entrare, è stato bellissimo. Mi ricordo. Poi c'è Marco Vitali che dice grande Manu e c'è Luca che ci scrive e diciamo si avvicina un po' alla seconda parte della mia domanda. Lui vorrebbe te e Giorgio sulla 47. Lui vorrebbe lì. Anch'io mi vorrei sulla 47 insieme a lui. Ma abbiamo fatto una gara. Aspetta che non ti sento. Ok, adesso ti sento. Ah, mi senti? Una gara sì. Abbiamo fatto insieme. Quando abbiamo corso, quando ho fatto la prima gara con Deborah, lei mi ha invitato a fare una gara di prova, che era l'ultima sì. gara della Michelin Le Mans Cup a Portimão nel 2018. E lì abbiamo corso sulla stessa vettura, con la 488 GT3. Beh, insomma, è passato un po' di tempo, quindi si potrebbe sì, si potrebbe rifare. Ecco. E adesso vado nella seconda parte della domanda, l'ultima prima di salutarti. E qual è invece adesso il sogno più grande di Manuela? Il sogno più grande? Bah, è difficile. Voglio continuare col mio sogno. Voglio ispirare le ragazzine, anche le mie figlie soprattutto. Voglio che hanno dei idoli, non solo blogger, youtuber, robe fake, robe invitate, mille filtri, mille cose. Vorrei che credano o hanno qualcuno da guardare che sì, che fa sì, una cosa importante. Sì, quello è un po' la mia missione. E alle ragazze che si avvicinano a questo mondo, quali consigli daresti? Direi di beh, determinate siamo super più determinate degli uomini. Abbiamo una tenacia e una resilienza. Gli uomini darebbero un braccio per avere la nostra testa. Yeah. Però dobbiamo credere in noi stessi, cioè dobbiamo fidarci di quello che sentiamo e di quello che proviamo, perché è sempre giusto. Il nostro istinto è così forte e il nostro stesso senso esiste e ha sempre ragione. E dobbiamo fidarci e dobbiamo parlare e dire con convinzione quello che pensiamo, perché siamo molto più forti di quello che pensiamo. È vero, sono d'accordo con te, ti ringrazio di queste parole perché sono parole veramente, veramente importanti e io aggiungo, prima di ringraziarti e salutarti, che tu sei veramente un esempio, un simbolo per tante, tante ragazze che, come ti ho detto prima, si vogliono magari avvicinare in età più grande, sanno di potercela fare, sanno di essere determinate e di poter raggiungere dei risultati veramente, veramente importanti. Che, come hai detto tu prima, non ti aspettavi neanche tu, insomma, di trovarti da un paddock del Ferrari Challenge a un paddock della 24 ore di Le Mans, eppure con passione, determinazione e lavoro si può fare tutto. Sì, esattamente.
Quindi io, Manu, ti ringrazio e ovviamente noi ci risentiamo nel corso della stagione, di cui iniziamo già a farti l'in bocca al lupo. Crepi, Anna, super grazie. È sempre un grandissimo piacere chiacchierare con te del motorsport e ci sentiamo un'altra volta assolutamente. Assolutamente, ti ringrazio ancora Manuela, A te. grazie, grazie a tutti coloro che ci hanno Ciao a seguito e tutti. grazie ancora a te Manuela per essere stata con noi. Con super piacere. Ciao ciao, un Buona serata abbraccione a a tutti. tutti. Ciao ciao.